Fabrizio Frizzi è morto, l'annuncio della famiglia, le reazioni. Era riuscito ad uscire indenne dal primo round con il destino. Fabrizio Frizzi è morto nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma. È stata la famiglia a dare il triste annuncio in una nota firmata dalla moglie Carlotta Mantovani, dal fratello Fabio e dai familiari: grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato. Sotto shock la televisione italiana e la grande famiglia della Rai, che ha espresso il proprio cordoglio attraverso un tweet pubblicato sul profilo social, nel quale viene evidenziato che Frizzi era un uomo straordinario ed un pezzo di storia della televisione italiana. La notizia ha fatto il giro del web, provocando sconcerto e dolore da chi aveva imparato a conoscere ed apprezzare Frizzi per il suo stile e il suo garbo nel condurre. Era entrato nel cuore degli italiani con programmi come Scommettiamo che, Miss Italia, L'eredità e I fatti vostri. La TV di Stato ha immediatamente modificato il palinsesto, dedicando Uno Mattina ad uno speciale sulla morte del conduttore televisivo. Il direttore generale della Rai, Mario Orfei, ha immediatamente raggiunto la famiglia in ospedale. Dopo il malore che l'aveva colpito il 23 ottobre, Frizzi è tornato alla conduzione dell'Eredità nel mese di dicembre con una puntata condotta insieme a Carlo Conti. Il peggio sembrava essere passato, ma ero stato lo stesso Frizzi ad affermare che la battaglia non era finita in occasione dei festeggiamenti per il suo 60° compleanno.